Maria Grazia, che si è spostata da una zona di confine, stava a confine con la Polonia, ma si è dovuta spostare. Poi ci racconterà il motivo. Intanto volevo andare da Carla Lombardi. Oggi vi racconteremo questa storia perché sembra ci sia un lieto fine, ma fino a che io non vedo che la moglie di Bruno lo abbraccia davanti ai nostri occhi, non credo, no? Certo. Fino ad arrivare a questo racconto, che cosa era successo? Intanto c'è Carla Lombardi collegata con noi. È successo che noi abbiamo conosciuto Bruno. Il signor Bruno abita in un garage, l'abbiamo conosciuto veramente, lo dico per caso, perché non era stata una notizia, almeno da quello che ci ha raccontato la nostra Roberta Spirelli, che fosse finita nei giornali. Roberta era riuscita, Roberta, un'altra nostra inviata, era riuscita a raccontare, a venire a conoscenza, a raccontare questa storia. Bruno vive in quel garage, lo state vedendo, è un uomo disabile, sta in un garage intorno a Roma, in un garage dell'Ater, l'ha occupato in maniera abusiva. Questo lo sapete, ogni occupazione abusiva va assolutamente condannata. Nello stesso tempo la situazione che però potete immaginare di quest'uomo disabile che non ha più possibilità di poter pagarsi un affitto, era la sua unica maniera per sopravvivere, ha chiesto più volte aiuto ma nessuno lo ha ascoltato. In quel garage c'è tantissima umidità, non c'è riscaldamento e non c'è acqua, insomma c'è una situazione veramente veramente complicata. Però Bruno dice: vi prego portatemi a casa mia moglie. La moglie stava a Leopoli. Stava a Leopoli, anche lei disabile, non riusciva a scappare perché era da sola. Ora, Carla, noi oggi siamo in grado di poter raccontare e esatto. Poter aprire una nuova pagina nella storia di quest'uomo. Raccontami tu che cosa sta accadendo e che cosa potremmo vedere fra pochissimo. A te. Allora Eleonora, prima di tutto ti devo dire che Bruno è veramente emozionato, sono due notti che non dorme e sta aspettando questa notizia perché la moglie finalmente ieri mattina è riuscita con un viaggio anche molto difficile che poi Bruno ci racconterà perché l'ha sentita a passare la frontiera ed ora dovrebbe essere già in Italia. Bruno, sì, 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 che notizie abbiamo? L'ultima notizia so che stanno a Bologna all'incirca, pertanto sarà aspettata a prendere il treno, non so se ha preso, non lo so, adesso sto aspettando, non lo so, io ancora non ci credo, io finché non la vedo. Grazie, però... Allora, sei contento vedi che... perché non ci speravi più di rivedere? No, la speranza è l'ultima a morire, ce l'ho sempre avuta io. Anche perché vedevo che le bombe erano lontane da mia moglie, perciò dico, capito, non ho mai pensato che poteva succedere. Adesso, invece adesso ieri sentito, ti sei preoccupato, infatti, Eleonora, perché ieri hanno proprio bombardato la zona dove viveva. Sì, infatti, poi l'avvicino, perché sta a 60 km da Bologna. E questi qua dice sono arrivati a 30 km, incidente, dico quello che proprio a lei. Quindi diciamo che è fuggita proprio in tempo. In tempo, proprio è stata presa proprio. Sì, perché hanno bombardato la mattina in cui noi ci siamo sentiti. La mattina in cui noi abbiamo raccontato questa storia, poi direttore Leopoli, lei lo sa bene, Leopoli dopo un giorno, cos'era, martedì, mercoledì che abbiamo conosciuto la storia di Bruno, hanno iniziato a bombardare anche su Leopoli. Tanto che venerdì mattina la ragazza che doveva portare indietro qui in Italia la moglie di Bruno ha dovuto nascondersi perché erano suonate le sirene. Noi per ore e ore non abbiamo più saputo nulla di questa ragazza, anche noi chiaramente preoccupati, una ragazza che stava a Leopoli, che è rimasta lì proprio per aiutare le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, a ritornare nelle loro case. Per quando è che avevano iniziato a bombardare su Leopoli credo? Era una città considerata, giovedì, no? Sì, questi giorni. Questi giorni a 30 km diciamo, da Leopoli è stata colpita un centro di formazione, però si sentiva ovviamente un'atmosfera tragica perché molte persone per fuggire dall'Ucraina passano per Leopoli, però era considerata diciamo una città dove c'erano tanti giornalisti, dove si dava soprattutto sostegno alle persone, dove c'è una base di MSF da dove partono poi tutte le forniture mediche per gli ospedali a Kiev. Però questa notizia
che Leopoli fosse entrato un po' anche nel vivo del conflitto, ovviamente ha creato molta preoccupazione, perché le sirene sono, diciamo, sono suonate per diverse ore e le persone sono dovute andare nei bunker, e questo ovviamente crea molta ansia. Bruno, adesso noi ti mettiamo in una specie di tendina virtuale, ok? Con la TV che ti stanno guardando. Il nostro pubblico, il pubblico di Storia Italiana, sta seguendo, devo dire, con grande affetto la tua storia. Non sai quante persone hanno chiamato perché vogliono aiutarti, ti hanno portato il pomeriggio i medicinali per il tuo ginocchio, medicinali costosissimi. Sì, sì. Allora, sì, dall'altra parte chiedo, per cui mettiamo un collegamento. Allora, dall'altra parte chiedo a Roberta Spinelli, che veramente con grande partecipazione, affetto, ha seguito questa storia, di collegarsi con noi per darci delle buone notizie. Roberta, ci sei? Aspetta, guarda, guarda qua. Roberta, sei in onda? Guarda qua, ecco, ci siamo qui, eccola. Ci siamo. Eccola. Guarda chi c'è. Eccola. Bella. Sto qui. Siamo arrivati. Oh mamma mia. Eccola. Mi metto a piangere oggi, Però sono, queste sono lacrime di gioia. Eccola Svetlana, la moglie di Bruno. Roberta, raccontami. Mamma mia, guarda come piange Bruno. Roberta, ci sei? Ci sentite? Si sente bene. Non si sente bene. Ti sentite Leonora? Noi abbiamo qualche difficoltà. Il microfono, Roby. Eccoci, ci sentite? Eccoci. Tante ore di viaggio, ma soltanto con un unico obiettivo, quello di ritornare tra le braccia del suo Bruno. E il nostro viaggio tra poco finirà a Roma. Stiamo per arrivare. Noi andiamo a prendere il treno. E un'emozione grande per Svetlana, appena è scesa dall'autobus. Non ha detto altro che ciao, dov'è il mio amore? Sono troppo agitata. Vi ringrazio tanto, cari miei. E viva Italia, bravi. Non ti nascondo, Leonora, che è stato difficile, ma abbiamo avuto degli angeli che hanno accompagnato Svetlana. E ringraziamo Thomas, ringraziamo Francesco, che pensa è andato a prenderla a piedi al confine perché non erano bloccati con la macchina, e però c'è stata grande solidarietà e finalmente il sogno di Bruno si sta realizzando, tra pochissimo saremo lì con voi. Ma dove adesso, dove vi trovate? Come, chi è che l'ha portata qua? Raccontami, Roberta. Si è creata una rete di solidarietà, un primario dell'ospedale del paese di Svitlana, Sambir, si è ieri mattina alle 5 di mattina è andata a casa di Svetlana, l'ha accompagnata fino al confine, poi come sapete gli uomini non possono uscire. Da lì al confine, per superare quel tratto di strada dal confine ucraino a quello polacco, era arrivato un altro volontario, ma è stato bloccato con la macchina, e allora questo volontario sotto la neve è andata a prendere a piedi Svetlana e l'ha accompagnata su quest'autobus. Su quest'autobus nel quale è rimasta per oltre 20 ore. Un viaggio molto, è un viaggio difficile, ci ha raccontato Svetlana, seguita sempre dagli angeli, due angeli che sono dei volontari che da quando è scoppiata la guerra stanno aiutando tutti gli sfollati ad arrivare in Italia. Adesso ci troviamo a Bologna, ci aspetta un treno per arrivare a Roma. Bruno, sei contento? Svetra, sì, guarda, mi sono messo il maglione. Sei tutto preparato, Leonora, sei tutto preparato per accogliere Svetlana. Oh, finalmente è ritornata. Adesso racconti. Sarà stanca, Morella. Amore, certo che è stanca, e non sai quanto era preoccupata perché avevano iniziato a bombardare lì, pensava di non riuscire più a tornare.
Allora, fra poco, nella nostra seconda parte, racconteremo tutta la vostra storia. E allora noi aspettiamo questo arrivo poi a casa di Bruno. Casa, un garage, sai le condizioni di come vive Bruno, però poi dopo piano piano racconteremo e speriamo di occuparci anche di quello. Però mi sembrava che fosse la cosa più importante che Svetlana potesse ricongiungersi con il suo amato Bruno. Ok, allora ricominciamo adesso fra poco, in seconda parte ritorniamo insieme a queste due straordinarie persone. E adesso invece andiamo da Maria Grazia Sarrocco. Maria Grazia che si trovava al confine. Maria Grazia, arrivo subito da te. Intanto volevo chiedere alla dottoressa Manca, ecco, pensiamo, no, a tutte le persone che invece non sentono i propri parenti da 8, 9, 10 giorni.